Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento della rassegna notturna contemporanei, un progetto ideato dal Conservatorio di Cagliari e realizzato in collaborazione, in stretta sinergia con il Conservatorio di Sassari. Stasera avremo il pianista Francesco Miscela, che appunto come da programma eseguirà le variazioni in do minore di Beethoven, la ballata numero 1 di Chopin, preludio opera 32 numero 10 di Rachmaninoff, e sempre di Rachmaninoff, lo studio tableau opera 31 numero 3. E poi eseguirà in prima esecuzione assoluta il brano Archetipi per pianoforte aumentato, composto da Marco Liffieri e Laura Molinetto. A seguire avremo il piacere di ospitare nel nostro istituto il pianista che proviene dal Conservatorio di Cagliari, che è Francesco Ghiglieri, allievo di Michele Spiga, che eseguirà alcuni preludi di Debussy, le Premiere Comunion della Vierge, il Regalo del Profeta, de Berger et de Mage di Olivier Messiaen, lo studio per la 42 numero 5 di Scriabin e il brano contemporaneo che invece viene presentato dal Conservatorio di Cagliari si intitola Fantasia Improvviso ed è stato composto dallo studente Diego Masala. Siamo pochi, ma sarà un po' il caso di situazione, però diciamo pochi ma buoni, vi ringrazio di essere qui presenti. Direi di iniziare, dico sul palco Francesco Miscela per iniziare la serata. Grazie. Thank you.
primo brano è stato scritto nell'ambito del progetto Piano Lab, poi interrotto a causa della pandemia, e il quale si proponeva di realizzare delle letture di brani per pianoforte ed elettronica. Il tipo di scrittura è gestuale e tenta di instaurare un certo equilibrio tra il suono del pianoforte e quello dell'elettronica, al fine di produrre un ambiente sonoro ibrido a metà strada tra i due. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
pezzo che eseguirò è del compositore studente del Conservatorio di Cagliari Diego Masala, che purtroppo non è potuto essere presente per motivi familiari, quindi mi toccherà presentare il pezzo, che è intitolato Fantasia Improvviso, basato sull'improvvisazione piuttosto che sul contrasto di velocità e anche l'ambiguità del titolo dato dall'omonima composizione di Chopin. Si basa soprattutto sul contrasto dinamico, lo scorrere della partitura che si basa su questo contrasto tra piano, fortissimo, pianissimo, fortissimo, tutto un gioco di contrasti. Buon ascolto.